Com'è successo? Per sbaglio. Abbiamo deciso di incidere questi quattro pezzi. Era arrivato il momento, insomma, erano maturi i tempi. Sono quattro pezzi di cui due sono nati insieme al gruppo, che sono Make in Day e Nail Creeps. Quindi due pezzi che abbiamo suonato addirittura con un'altra formazione, un altro bassista. Eravamo noi tre e un altro bassista, non c'era Paco, che ora fa parte invece del gruppo. Noi siamo Emiliano, il chitarrista, anche detto il biondo, se volete. Poi c'è Gianluca, il clava, si capisce insomma dal soprannome che il suo eroe è quello del batterista, e il Poli, alla voce. E quindi questi due pezzi. Gli altri due invece diciamo che sono nati durante il percorso, una vita del gruppo, quando avevamo già acquisito questo nuovo bassista. E i pezzi sono Empty Shell e Bad Roman. In linea di massima nascono con delle idee, dei riff di chitarra. Su quelle idee vengono insomma arrangiati. I testi sono così. Si fanno un po' ispirare dalle atmosfere della musica. E ci piace creare dei pezzi che siano allo stesso tempo ballabili ma anche imballabili, perché tendiamo ad adottare delle melodie abbastanza anche tribali alle volte, che abbiano questo senso insomma del coinvolgimento del corpo, ma anche scandendole con metriche abbastanza strane, dispare, che accompagnano un po' tutti i pezzi. Make in Day è semplicemente ispirato a una frase di Clint Eastwood dall'ispettore Callaghan. È semplicemente una provocazione sul fatto che magari ci sono tante persone che pretendono di poter giudicare un gruppo già al primo ascolto e senza sapere appunto il lavoro che c'è dietro e la fatica che c'è nello scrivere un pezzo. E quindi è una risposta a tutti queste persone che vengono lì a romperti i coglioni, insomma, fondamentalmente. È un po' un testo un po' sbruffone, diciamo. Nel script parla l'incapacità della persona, dell'essere di togliersi di dosso una dipendenza in generale. Altri testi invece come Bad Drum Man sono un po' più politici, perché riguardano la situazione lavorativa, il precariato, quindi che comunque si riflette anche nella precarietà della vita. Empty Shell invece parla di una persona che è incapace di affrontare la propria vita perché porta del rancore nei confronti dei propri genitori, e questo rancore la rinchiude in un guscio e non la fa uscire fuori completamente, insomma non riesce a realizzare se stessa. Cerca di far capire come si possa uscire fuori da, cioè cercare anche di perdonare il torto, o comunque di dimenticare il rancore per poter insomma andare avanti nella propria vita e avere un proprio percorso. Il nome nasce da una frase tratta da un libro di Philip Dick. Lo stesso autore ha sempre cercato di scandagliare questo rapporto tra ciò che è vero e ciò che non lo è, perché in fondo noi leggiamo la realtà tramite quelli che sono i nostri sensi: cosa è vero, cosa non è, cosa è costruito e ci vogliono trasmettere, ci vogliono far apparire come qualcosa di precostituito, di strutturato, e quindi qualcosa a cui non puoi accedere, devi essere sottomesso, e quanto poi è vera questa cosa. La struttura sembra molto forte, molto rigida, molto resistente, in realtà è debole, perché è basata su quello che ti convincono a pensare che sia. Cerchiamo di essere qualcosa che riesca a farti leggere al di là. Com'è stato lavorare con noi invece? Vabbè, sì, ho avuto un piccolo incidente. Parliamo di come ti sei presentato in sala due settimane dopo. La registrazione della voce l'ho fatta col gesso. Esatto, e questo si riflette anche un po'... Sì, sulla debolezza della scrittura. Giustamente. Esatto. Quale... No, soprattutto nel cantato sofferto, che comunque... Il cantato precario. Io quindi sono ha cantato in piedi con sto piede gonfio, capito, tutto zoppicante. Sì, diciamo che era molto gesso, precario. E il gesso al braccio. Però ce l'hai fatta. Sì, ringraziamo l'Astrodischi. Grandissimi l'Astrodischi, seguiteli su Twitter, seguiteli su Facebook, e seguiteci. Astrodischi.blogspot.
E noi abbiamo scelto la strada dischi proprio perché rispecchia appieno la nostra filosofia del fatto che la musica non deve essere a pagamento.